Oggi andiamo a fare gli straccetti di pollo con i funghi. Da che cosa partiamo? Petto di pollo, semplice, semplicissimo petto di pollo. Lo andiamo ad affettare, vedete, aprendolo a metà diventa anche più semplice, e andiamo a fare tutta una sorta di striscioline. Poi se c'è qualche pezzettino che viene un pochino più grande, poi uno più piccolino, non vi state a preoccupare. Ora vado a preparare i funghi, semplici, semplicissimi funghi champignon. Quelli piccoli li divido a metà, quelli un pochino più grandi li affetto in tre parti. Prendo uno spicchio d'aglio e vado in padella. Metto dell'olio, metto lo spicchio d'aglio e accendo il fuoco. E ora aspetto semplicemente che si riscaldi bene l'olio e da qui cominciamo le cotture partendo dai funghi. L'olio sta cominciando ad essere abbastanza caldo, vado ad aggiungere i funghi. Non aggiungo assolutamente niente, né sale né altri insaporitori, e nel frattempo vado a cuocere anche il pollo. Altra padella, un pochino d'olio, accendo il fuoco e aspetto che sia caldo. E anche qui non metto niente, né aglio né altro. Quando l'olio comincia a essere caldo, lo sentite poi anche con la mano, andiamo a mettere i nostri straccetti. Ora do una bella salatina ai funghi e faccio continuare a cuocere. Quando vedete che il pollo comincia a essere ben rosolato e si comincia, vedete, a creare, attaccare leggermente sul fondo, ci mettiamo dentro i funghi. Metto un altro pochino di sale perché mi sono dimenticato di salare il petto di pollo, quindi un pochino comunque va messo. Ok, il piatto è pronto, possiamo andare a impiattare. Allora, avete visto questa ricetta? Questa ricetta non c'è niente, non c'è panna, non c'è latte, non c'è farina, non c'è niente. Ci sono i funghi, c'è il petto di pollo, sale e olio e un pochino d'aglio per dare profumo. Eppure vi posso assicurare che questa è buonissima. È scotta anche da morire, però è davvero buona, ma davvero provateci, non ci vuole niente a farla. Senti, buon appetito.